Il ticket sanitario indica in Italia una tassa, ovvero una quota di partecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica come controprestazione per l'assistenza sanitaria fornita dallo Stato. Venne introdotto dal governo De Mita e bla 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 bla. In realtà arriviamo al 1° di gennaio, dove c'è una importante riduzione per una fascia tra virgolette debole e una totale esenzione per altre. Ne parliamo con gli ospiti in studio, Silvestro Scotti, buonasera, Buonasera. Gaetano Piccinocchi, buonasera. Buonasera. Caldoro è riuscito a fare i conti. 4 anni ha stabilito che c'è la possibilità e l'opportunità di dare ai cittadini napoletani o campani la possibilità di scontare quello che sino ad oggi è stato un cattivo servizio rispetto a quanto si pagava. È d'accordo, Presidente? Bah, il problema è che il ticket sanitario è composto da una quota di tassa riferita a livello nazionale e da una quota di tassa riferita a livello regionale. Caldoro, e quindi un governatore di una regione, può operare sul livello regionale, ovviamente non può determinare azioni su quelle che siano tasse o quote di partecipazione di derivazione nazionale. La Regione Campania, in relazione al fatto che era sotto piano di rientro e commissariata, ha avuto la necessità in questi anni di aumentare quella quota di partecipazione per compensare in qualche modo la difficoltà economica di bilancio che il bilancio regionale determinava. Abbiamo in collegamento telefonico Paolo Russo, si occupa di salute alla stampa. Paolo, Buonasera a riduzione tutti. dei ticket e ricetta elettronica? Sì, sono due cose che non vanno proprio esattamente di pari passo. Diciamo che l'attuale sistema dei ticket in tutta Italia è un sistema, definiamolo quantomeno sballato. Paghiamo dei ticket molto costosi solo su alcune prestazioni, che sono le visite specialistiche, soprattutto gli accertamenti diagnostici, che ormai sono diventati così cari come ticket, da essere addirittura meno convenienti della prestazione erogata dal privato, casomai senza liste d'attesa, quindi sono anche situazioni paradossali. Però complessivamente quello che gli italiani versano per i ticket rappresenta a malapena il 4% di tutta la spesa sanitaria. Il problema qual è in Campania come anche nelle altre regioni? È che almeno la metà, oltre la metà della popolazione è esente. Indipendentemente, una parte di questa indipendentemente dal reddito, ma solo per la patologia, non so, ho un diabete cronico e sono esente anche se mi chiamo Marchionne. Forse è un sistema che anche da questo punto di vista va rivisto. E questo oltre 50% che è esente è quello che consuma quasi il 70% delle prestazioni sanitarie. Allora che succede? Chi non è esente per alcune prestazioni, che sono soprattutto quelle che servono per individuare presto una patologia, tipo gli accertamenti diagnostici o una visita specialistica, si pagano cifre abnormi. L'AGENAS, che è l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, insomma, di cui fanno parte Regioni e Ministero, ha calcolato che in un anno per alcune patologie si può arrivare a spendere anche oltre 1.000 euro di ticket. Mentre poi chi è esente non paga assolutamente nulla. Ora questo è un sistema che in qualche modo bisognerà rivedere, anche perché ha già creato gravissimi problemi di esclusione sociale. Proprio il Censis tempo fa ha stimato che siano almeno 6 milioni di italiani che a causa dei ticket avrebbero rinunciato proprio alle cure lo scorso anno. Paolo, noi ti ringraziamo. Grazie, Niente, a grazie voi, ancora. Piccinocchi, buonasera. lei non era d'accordo. No, non è proprio così, nel senso che alcune cose sono parzialmente vere, nel senso che il paziente affetto da patologia cronica è vero sì che è esente per alcune prestazioni. Incominciamo a dire che non è esente per i farmaci, per esempio, perché per essere esenti per i farmaci non basta essere affetto da quella patologia, ma devi avere anche una condizione economica che ti fa rientrare in determinate fasce. Quindi non è vero che se io sono Marchionne e ho il diabete ho tutto gratis. No, i farmaci assolutamente no. Vediamo subito il filmato, cosa ne pensano i cittadini. Vediamo.
praticamente andare a pagare un qualcosa che poi a loro non interessa è una cosa positiva. Sicuramente, come le dicevo prima, c'è il farmaco equivalente che uno può utilizzare al di là del farmaco normale, che io consiglio tantissimo, perché ovviamente uno non va a pagare il ticket su quello, ma lo va a pagare su altre cose, per esempio se uno può risparmiare ovviamente. Il ticket aggiuntivo è proprio la differenza tra il prezzo del farmaco e il prezzo dell'equivalente. Quello bisognerebbe far capire proprio al cliente di scegliere che poi è la stessa molecola il farmaco equivalente. E io lo spingo tantissimo questa cosa. Poi ci sono ovviamente i ticket sulle prestazioni sanitarie, anche quelle c'è una notevole riduzione, hanno cambiato un po' tutti i codici di esenzione, quindi molte persone ovviamente hanno accesso a dei codici che prima non avevano accesso in base al reddito. E quindi si è abbassato tutto. Per noi, prima di tutto, è un aiuto anche per la clientela, che devono spendere tutto questo eccessivo di ticket quando loro praticamente campano una pensione minima. Per noi invece non andiamo a versare all'ASL tutti questi importi che poi vengono inversati ogni mese, che poi non si sa dove vanno a finire, se effettivamente vengono utilizzati per acquistare farmaci o meno, questo non si sa. Secondo me, questa è una mia opinione. In campagna soprattutto bisogna fare il più possibile, aiutarla, perché comunque è una regione che sta sempre indietro rispetto a tutto, quindi questo è un aiuto in più che si dà alla regione, secondo me. Speriamo che vada bene. No, credo che sia un fatto positivo, purché non abbia dall'altra parte aumenti di natura diversa, perché le tasche dei cittadini sono due. Non è che si mette qualcosa in più da una parte e si toglie dall'altra. Il bilancio finale è quello che conta, quindi preso da solo è un fatto positivo. Per esprimere un giudizio complessivo e definitivo occorre verificare anche il resto della fiscalità per quanto riguarda tutte le altre iniziative e interessi dei cittadini. Io penso che sia un fatto positivo, ogni volta che c'è una riduzione è sempre un fatto positivo. Non saprei trovare qualcosa di negativo nel fatto che si riduce per gli assistiti una quota di quello che viene speso per la sanità. E a livello centrale, che invece dovrebbero cercare di risparmiare, perché là a livello centrale si può risparmiare parecchio. Presidente, lei incarica proprio da pochissimi giorni, nel frattempo se da un lato c'è questa esenzione, dall'altro si sta pensando invece alle cartelle pazze, mi spiego. Ci sono file sterminate di cittadini, utenti che hanno ricevuto dagli uffici amministrativi dell'ASL l'ingiunzione della restituzione delle somme del ticket per prestazioni dell'anno 2011. Questa è un fardello che si carica lei sulle spalle dal 1 gennaio, quando entrerà in funzione effettiva? Relativamente, nel senso che per carità, io sto dichiarando che uno dei primi problemi che l'ordine deve affrontare è quello di rendersi visibile ai cittadini, quindi fare in modo che l'ordine dei medici venga valutato dai cittadini, non come un organismo esclusivamente riferito all'interesse o alla valutazione da parte dei professionisti, ma come è, essendo un organo ausiliario dello Stato a garanzia dei cittadini rispetto a un'area professionale, possa diventare in qualche modo interlocutore dei cittadini. Le cartelle pazze sono riferibili a riscontri fatti dall'Agenzia delle Entrate, perché il sistema è sotto il controllo della SOGEI, che è un organismo nazionale che dipende direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, che attribuisce in qualche modo il codice di esenzione al paziente sulla base di una sua autocertificazione che è legata a una condizione di reddito. Lei esce da poco dalla campagna elettorale, secondo lei questa qui per Caldoro si chiama campagna elettorale? Ma io credo che questo si tratta alla fine anche di un dovere economico. Se è vero come viene dichiarato che la Regione Campania è arrivata vicino al pareggio di bilancio, non si giustificava ancora l'eccesso di esenzioni ticket che sono state determinate in questa regione. Piccinocchi, siamo all'avanguardia? Il ticket, la cosa elettronica, la ricetta elettronica?
Siamo all'avanguardia? Sì, nel senso che la ricetta elettronica di fatto già esiste da alcuni anni. Se intendiamo per ricetta elettronica la ricetta informatizzata e che viene inviata al MEF. Fra poco assisteremo alla ricetta dematerializzata, cioè scomparirà quel foglietto rosa a cui noi tutti siamo stati abituati. Quindi questo è il vero passaggio che molto probabilmente dal 1 gennaio anche i medici campani effettueranno. Quindi i pazienti quando verranno da noi non riceveranno più questo foglio rosa da consegnare in farmacia, perché la ricetta che noi digitiamo sul nostro computer va direttamente in un sito web, in una nuvola, e il farmacista la vede collegandosi a questo sito, quindi vediamo, scomparirà completamente. Vediamo insieme il filmato che descrive precisamente di cosa stiamo parlando. In pratica per il cittadino non ci saranno grossi rivoluzionamenti, cioè nel senso che la ricetta elettronica è un sistema che serve più che altro a far risparmiare pure qualcosa in termini economici allo Stato, in quanto la classica ricetta russa è un titolo a tutti gli effetti, è un costo per lo Stato di 50 centesimi circa a ricetta. Come funziona? Cioè, attualmente il paziente viene con la ricetta russa, che come ho detto costituisce un titolo, prende i medicinali, noi prendiamo le fustiere dei medicinali, le stacchiamo e le attacchiamo su questa ricetta russa. La ricetta viene inviata all'ASL che provvederà poi a pagarci successivamente. Invece per quanto riguarda la ricetta elettronica, il medico carica online i medicinali che il paziente deve prendere e al cittadino rilascia un promemoria, che sarebbe una cosa del genere praticamente. Questo promemoria altro non è che un foglio di carta 4 dove sono indicati i prodotti che il cittadino deve prendere. Noi attraverso il terminale riusciamo a scaricare anche noi online i prodotti che diamo al paziente. Al paziente vengono rilasciati chiaramente i prodotti che il medico ha assegnato. Noi stacchiamo le fustelle, le attacchiamo su questo promemoria e poi li inviamo all'ASL. In termini pratici il paziente non cambia quasi nulla, anzi probabilmente con la ricetta elettronica ne guadagna qualcosa il paziente in termini di errori, perché è praticamente impossibile fare un errore con la ricetta elettronica, in quanto nel momento in cui noi leggiamo il prodotto e per assurdo apriamo il cassetto e prendiamo un prodotto errato, nel momento in cui lo andiamo a passare con lo scanner ci viene indicato errore, di conseguenza siamo portati pure a commettere meno errori. Insomma, in un primo momento conviveranno entrambe le ricette praticamente, ci sarà sia la ricetta elettronica che la ricetta russa, ma la ricetta russa successivamente comunque non scomparirà, perché è prevista ancora per alcune categorie di farmaci, in particolar modo per gli stupefacenti, la ricetta ministeriale, quella in triplice copia praticamente, e sopravviverà ancora per l'ossigeno, per la ricetta di ossigeno. Ma come ho detto prima, a livello di benefici fondamentalmente per noi ci dovrebbero essere meno errori sicuramente, e poi per noi proprio a livello tecnico ci comporta dei benefici a livello di tariffazione. Nel senso che mentre prima per la tariffazione delle ricette russe dobbiamo fare un lavoro un po' più lungo, noi vengono tariffati automaticamente la ricetta elettronica. Quindi da questo punto di vista ci agevola pure il lavoro, onestamente. No, poco praticamente. Infatti qualcuno ci chiede che cos'è questa ricetta elettronica, noi gli spieghiamo la cosa, qualcuno insomma rimane un po' perplesso, non c'è grossa informazione onestamente. Dalla ricetta elettronica all'altro mondo cibernetico, se vogliamo, l'acquisto dei farmaci online. Praticamente l'Italia è stata esclusa completamente, ma io posso comprare un farmaco, stiamo parlando di medicinali per malattie venere, per prodotti del dimagrimento, per l'impotenza, per il dolore. Si può acquistare per esempio dall'India, questa non è proprio una cosa logica. Sì, purtroppo assistiamo a questo fenomeno, ma questo fenomeno dell'acquisto dei farmaci online altro non è che la logica conseguenza dell'acquisto di salute online. Oggi la stragrande maggioranza della popolazione accede ai sistemi informativi e al web per avere informazioni di salute. Spesso vengono da noi medici già avendo una serie di
tra virgolette informazioni acquisite sul web. Quindi, acquisita, qui parliamo dell'acquisto. C'è anche un sito dove c'è tutta una prassi, praticamente si può richiedere addirittura la ricetta, arriva questa ricetta rispondendo a un banalissimo questionario con tutta la tutela per i minori. Non è vero, perché io l'ho provato e si può acquistare tranquillamente, ma la verità è che lì i farmaci costano meno. Il dato è che potrebbero sicuramente costare meno, però noi abbiamo una legislazione in Italia tra le più efficaci in termini di controllo. Qual è il controllo su, su questa tipologia di farmaci che ci arriva? È chiaro che il paziente che si dispone nell'acquisizione di un farmaco attraverso questi meccanismi, in assenza di un contatto diretto col professionista medico che glieli prescrive, che quindi può valutare oltre che per un questionario i contenuti di cui quel paziente ha bisogno per una soluzione terapeutica, ma rischia anche rispetto a quella che è l'assenza della legislazione di questo paese, che forse è una tra le più sicure al mondo in termini di controllo di farmaci, e lo dimostrano gli ultimi accadimenti sul vaccino antinfluenzale, per fare un esempio. Non parliamo del vaccino, si può fare o non si può fare? No, si deve fare. Però chi ne ha necessità, cioè, vero? Okay. Ci sono tutte una serie di non criteri. Non si muore col vaccino, assolutamente non è colpa nostra, però se qualcuno è morto, no? Perché poi è stata fatta una campagna mediale dove siamo noi il problema del vaccino. Apro e chiudo parentesi e così concludiamo. Lei crede in Dio? Sì. Veronesi non ci crede, tant'è che dice esistendo il cancro vuol dire che è la riconferma che Dio non esiste. Vediamo cosa ha risposto il cardinale Seppi. Veronesi può, ognuno la può pensare, ognuno la pensa. Sì, è questo il grosso problema che ha sempre coinvolto l'umanità. Se pensate per esempio alla peste di Camus, no? Alla morte dei bambini, tanti che si sono interrogati sul perché di tante malattie, di tante morti, anche innocenti. In realtà noi abbiamo, non vogliamo dire, è il problema del male, che è un mistero umanamente inspiegabile, però abbiamo però anche una realtà, diciamo, storica, che un innocente è morto, e questa morte è diventata la salvezza del mondo. Cioè la sofferenza ha un senso se noi la inquadriamo al di là di noi stessi, della nostra persona, quindi della nostra visione egocentristica, e la guardiamo nella realtà complessa di quello che può essere l'aiuto che si può ottenere attraverso anche una sofferenza prospettata come una realtà che si apre agli altri. Abbiamo concluso. Mi dia una buona notizia. Dal 1 gennaio voglio sapere che cosa succederà. Farmaci che costano meno, ticket. I ticket sono in corso di definizione. Però non è merito suo quello, eh? No, assolutamente. Sono in corso discussioni in regione per la riorganizzazione dell'assistenza sul territorio, cioè fare in modo che i cittadini campani abbiano, come già succede in molte altre regioni, una sanità a loro più vicina, non sempre riscontrabile all'interno dell'offerta ospedaliera, ma attraverso dei meccanismi territoriali in cui i medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, in integrazione anche con l'ospedale di riferimento territoriale, diano un'offerta che passi attraverso i medici e passi attraverso il contatto tra le persone, forse meno informatica. Meno informatica. Piccinocchi, secondo lei si sta trasbordando tutto nel privato? No, il rischio c'è stato. Con questi ticket così elevati avevamo addirittura raggiunto i 56 euro per una prestazione di una visita specialistica. In questo caso sì, molta popolazione si stava rivolgendo al privato, che nel frattempo aveva abbassato i prezzi. Quindi dobbiamo ringraziare la campagna elettorale di Caldoro? Non so se è campagna elettorale, però di fatto sì, anche perché chi ne stava perdendo era proprio la prevenzione. Cioè la prevenzione, che è alla base della medicina, era la maggiore penalizzata da questi ticket eccessivi. Molti pazienti rinunciavano a fare tutta una serie di indagini per i costi elevati. Io vi ringrazio di essere stati con noi, vi raccomando, puntuali, mezz'ora al TG, ci ritroviamo martedì prossimo. Arrivederci.